Siamo con Matteo Tognellini, schiacciatore della Etruria Corciano. Una bella vittoria rotonda contro Città di Castello oggi. Sì, dai, ci sta, abbiamo giocato determinati, abbiamo fatto una gran partita, quindi abbiamo dimostrato che quando ci stiamo con la testa riusciamo a trovare il punteggio pieno con ottimi risultati. Dai. Hai fatto vedere che le tue qualità in attacco non sono sicuramente inferiori al tuo compagno di reparto Sarnari, che sta qui dietro rosicando. In effetti sì, no, abbiamo un ottimo attacco, dai, siamo sempre i soliti veterani dentro una volle che comunque sia mettono sempre in mostra le loro qualità, dai, alla fine ci divertiamo tutti quanti insieme come a vecchi tempi. E questo è lo spirito giusto di questa squadra che oggi affrontava, per la verità, una delle componenti più giovani della categoria, esatto, no? Quindi esatto. Oggi l'esperienza contro la gioventù ha fatto vedere che ancora una volta, diciamo di sì, i panini da mangiare ce ne sono tanti di là. Ancora se ne devo mangiare abbastanza. Grande prestazione vostra, ma un elogio particolare va fatto a Menetti, che oggi è stato il match winner, strepitoso veramente. Luca è un grandissimo personaggio, veramente. Una persona che quando attacca c'è una potenza veramente assurda, dovuta anche all'altezza, che comunque sia. I suoi 2 metri si fanno sempre valere. Assolutamente sì. Questo Corciano insomma lotta per cercare di trovare una posizione un po' più degna di quella che non dice la classifica. Secondo te quale potrebbe essere? Guarda, il nostro obiettivo è quello di arrivare a playoff, cerchiamo di puntare questo obiettivo, poi alla fine quest'anno ci divertiamo e vediamo come vanno le cose. Speriamo nel modo migliore possibile.